C'è un libro che si chiama Il 300 riscoperto, gli affreschi della chiesa di Sant'Agostino a Rimini. Ora, per quei pochi, immagino pochissimi, non abbiano mai visto la chiesa di Sant'Agostino, merita assolutamente una visita. In particolare, io ve la consiglierei domani alle 17, quando questo libro, questo volume di arte non solo, verrà presentato all'interno della chiesa stessa. Cioè, quando tu parli del 300 di quella chiesa e lo fai all'interno di quell'edificio sacro, con degli ospiti di grande rilievo, credo che sia un grande regalo per tutta la città e insomma per tutta la comunità. Ne vorrei parlare di questo con un amico di Tempo Reale che ritroviamo anche in questa nuova edizione, Alessandro Giovanardi, che cura una parte del volume e insieme ad altri autori, ma domani non ci saranno solo gli autori perché è stato creato un grande evento a mio avviso. Alessandro, buongiorno e bentrovato. Buongiorno e bentrovati a voi. Allora, non ho voluto dire nulla apposta perché vorrei che ci dicessi tu come avete costruito questo appuntamento di domani, ore 17, ricordiamolo ancora una volta. Bene, naturalmente l'evento si aprirà con i saluti istituzionali di chi in qualche maniera ha accolto e promosso il libro, cioè la diocesi di Rimini, soprattutto l'ufficio dei beni culturali ecclesiastici che sarà rappresentata dal nostro vescovo, e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose rappresentato dal suo direttore Natalino Valentini, e i due enti che hanno sostenuto dal punto di vista economico con grande soddisfazione il libro, cioè la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e la Banca Credit Agricole. Allora, detto questo, qual è veramente il centro? Il centro è chi ha scritto l'introduzione, la grande prefazione del libro, prefazione scientifica e nello stesso tempo poetica, Antonio Paolucci. Antonio Paolucci che da sempre, come posso dire, tira le orecchie a Rimini dicendo: guardate, voi in Sant'Agostino avete la vostra grande chiesa, cioè, potremmo dire la vostra Cappella Sistina quasi, lui che è stato il direttore dei Musei Vaticani, ricordiamolo, insomma, adesso, e chiaramente non è proprio, però no, direi che lui parla della Cappella Sistina per il Tempio Malatestiano, ecco. Invece fa riferimento appunto alle grandi chiese gotiche, no? E perciò se pensiamo a Santa Maria Novella, a Santa Croce, ma anche a San Miniato, per paragonare appunto la Sant'Agostino di Rimini, perché lì troviamo qualcosa che non abbiamo in nessun'altra parte del mondo, come per il Tempio Malatestiano. Quindi lui ha accettato di fare questa prefazione, esatto. Però non solo, ha accettato appunto anche un altro invito. Lo presenterà domani, penso con una grande soddisfazione, perché finalmente ha ottenuto quello che aveva sempre chiesto alla città e alla diocesi di Rimini, cioè una valorizzazione piena di questo straordinario monumento di arte sacra, accanto a Vito Mancuso, che invece ha più uno sguardo teologico e filosofico sul senso della bellezza nel rapporto con la fede e con lo spirito. Quindi questi sono i nostri due grandi ospiti, Paolucci e Mancuso, dopodiché parleranno anche gli autori del libro. Gli autori del libro naturalmente sono il curatore Daniele Benati dell'Università di Bologna, grande storico del 300 riminese, quello che fece 24 anni fa la grande mostra, il 300 riminese, non so se ricordate. Con lui naturalmente ci sarà quel disgraziato di Alessandro Giovanardi che invece sì, parlerà... Sì, mi sembra di conoscerlo, sì. sì, esatto, che parlerà del significato simbolico e teologico, quell'opera d'arte che noi possiamo vedere nel discorso di Benati costruirsi attraverso gli anni, attraverso i decenni. Giovanardi, cioè io medesimo, la vedrò invece letta come un discorso unitario, ricco di riferimenti simbolici alla liturgia, all'eucarestia, al misticismo tipico dell'ordine agostiniano. E naturalmente un saluto verrà anche da chi naturalmente ha stimolato il lavoro originario, cioè Gilberto Urbinati. Gilberto Urbinati, investendo sulla propria fatica e sulla propria ricerca di mezzi tecnici adeguati, ha svolto un'ammirabile campagna fotografica sul monumento. È stato potuto... tantissimi mesi, è stato lì a guardarsi ogni opera. Esatto. E quindi ha fatto un lavoro mirabile. Guarda, il problema è questo: il 300 riminese è stato scoperto nel 1916, ha ricevuto anche un restauro abbastanza recente, parliamo degli anni 90, fra il 92 e il 94, ma non c'era una campagna fotografica adeguata, perché anch'io
che sono attento alla pittura, che amo la pittura, che la guardo con attenzione, che mi prendo il tempo di guardarla, non riesco a vedere bene, non è solamente la miopia, è la distanza di questi dipinti. Ecco, Gilberto Urbinati ci permette ora di poterli rivedere e studiare. Allora, sia per Benacchi, no, che ne cercava tutto il percorso stilistico, formale, sia per Giovanardi, che deve cercarne invece il linguaggio simbolico, queste fotografie sono eccezionali. Ma immaginate cosa vogliano dire soprattutto per il lettore comune, che vede finalmente tanta bellezza spianata davanti ai suoi occhi in un bellissimo libro edito da Silvana, che mi rende orgoglioso, ma di cui Rimini deve essere orgoglioso. Sì, esatto. Io credo, Alessandro, questo, cioè credo che sia un regalo, un dono per tutto il nostro territorio, non solo per Rimini, credo per l'intera nostra comunità locale, perché l'auspicio è che, è chiaro, questo di domani è un evento, un grande evento dove si può stare lì, ascoltare e guardare contemporaneamente, anche se da lontano, però ti senti immerso in un'atmosfera. D'altra parte, questo può essere poi un'occasione per coltivare, per fecondare il desiderio delle persone di informarsi, di guardare, di andare a recuperare anche i luoghi d'arte che la nostra città e il nostro territorio propone. E, che dire, io sinceramente ho avuto, ma immagino anche tu, Alessandro, la possibilità di ascoltare anche Paolucci. Io tra l'altro ho ascoltato una sua presentazione della Cappella Sistina all'interno della Cappella Sistina, ed è uno spettacolo. Quindi, senza nulla togliere a tutti coloro che, insomma, io credo che siano di quelle occasioni che non vanno perse. Perdute. Esatto. Ma è proprio dal saggio di Paolucci, dallo scritto che poi sarà le cose che dirà domani anche con il suo eloquio che è impeccabile, oltre che suggestivo e trascinante, è questo. Cioè, quando guardiamo la pittura riminese del 300, noi guardiamo una pittura che è sicuramente originata da Giotto e che ha questa forte presenza toscana, ma che è eretica e guarda anche quella sintesi gotico-bizantina che fanno i senesi, ma non basta, respira altri orienti, gli orienti antichi perduti, quello di Ravenna, ma l'oriente attuale, quello dei Balcani, di Costantinopoli. Il linguaggio dei riminesi è straordinariamente colto ed è solo riminese, è giottesco ma non è solo giottesco, è bizantino ma non è solo bizantino. Ecco, non dobbiamo pensare che questo è un momento importante per l'intera storia dell'arte.